Nell'ambito del progetto Mezzo Mobilità Sostenibile e Inclusiva a Olbia, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, da oggi e per 3 giorni gli studenti del liceo Gramsci, liceo MOSSE, Istituto De Feno di Olbia saranno protagonisti di un'attività di monitoraggio della qualità dell'aria. Con l'attività di scienza partecipata, gli alunni prendono parte alla ricerca scientifica che ha lo scopo di monitorare il biossido di azoto in città. Le classi delle 3 scuole, coordinate dal Fab Lab Olbia e dall'Associazione Città per l'aria, partner del progetto, installeranno sui pali della città situati nei punti più trafficati i dispositivi che serviranno a monitorare l'aria. Nello specifico, oggi per la prima volta ad Olbia partirà questa campagna di scienza partecipata attraverso il posizionamento di questi campionatori passivi in giro per la città, in diversi luoghi, che andranno quindi poi a dare una fotografia della situazione della qualità dell'aria ad Olbia, in maniera però capillare, quindi posizionando 60 campionatori in 3 giorni che verranno poi ritirati tra 30 giorni, analizzati in laboratorio. E sempre assieme alle studentesse e agli studenti delle scuole che collaboreranno con noi, andranno poi restituiti alla cittadinanza dopo aver effettuato le analisi del caso. Ad Olbia la situazione della qualità dell'aria è sicuramente migliore rispetto ad altre città italiane, questo lo possiamo già dire, soprattutto grazie all'introduzione della città 30 km orari e di tutte le misure che si stanno portando avanti sia a livello politico e anche a livello di associazionismo, grazie appunto anche al progetto di Mezzo. Quindi uno studio sull'abitudine di mobilità olbiesi e sull'impatto di questa abitudine di mobilità sull'inquinamento, che è una cosa effettivamente unica in città.